compagnie di navigazione, d'accordo con governi ed organizzazioni finanziarie, richiedevano un esercito di lavoratori per popolare le colonie agricolo-militari dell'America del Sud e costruire ferrovie, strade, cantieri negli Stati Uniti. E allora, ci siamo capite bene? Voi rischiate i vostri soldi, ma io rischio... rischio la galera. Come ti chiami? Antonio Riglio. Antonio Riglio. Io sono un galantuomo, ve l'ho detto e ve lo ripeto. Le carte per andare in America ci vogliono mesi e mesi. Voi ci volete andare in 15 giorni e io vi ci porto. Tu come ti chiami? Trapanese Turi. Trapanese Turi. Ma badate bene che si tratta di imbarco clandestino, clandestino. E questo significa guai per me e per voi se se ne accorgono. Cioè, io di notte vi imbarco e di notte vi sbarco. È la spiaggia del New Jersey, a 4 passi da New York. Tu come ti chiami? Alessio Maria. D'Alessio Maria. Sola? Sola. Naturalmente, chi è che volesse scrivere in America, che ha parenti e amici, può farlo. Che l'aspettino alla stazione di Genton. Genton. Diciamo, tra un mese circa. Certo, il giorno preciso non ve lo posso garantire. Mettiamo che ci sia mare grosso, che la guardia costiera stia a vigilare. Che significa? Giorno più, giorno meno. L'importante è sbarcare in America. Eccolo, eccolo, Caio. Partiti all'alba dai loro paesi. Paesi interni, lontani dal mare, aggrumati nell'arida plaga del feudo. Erano arrivati all'imbrunire, con le loro valigie di cartone e i loro fagotti, sul tratto di spiaggia pietrosa che si stende fra gela e licata. Oh, ben arrivato, signor Bello. Oh, silenzio, muti. Che fate? Chiamate la polizia. Oh, calma. Ferma. Cristo, e che vi siete portati? La casa appresso. Vuol dire che faremo un altro viaggio. Dunque, ci siamo tutti. 2, 4, 6, 8, 12, 16. Ne mancano due. Che faccio, hanno ripensato? Adesso arrivano, signor Meff, tra poco. Ma non possiamo aspettarli con il rischio che corriamo. Ma, signor Meff, noi con questa barca in America dobbiamo andare. Dunque, ricordiamoci, Patti, 250.000 lire, metà all'andata e metà all'arrivo, E chiunque di voi non avesse il denaro in contanti, è meglio che si metta la strada tra le gambe e se ne torna a casa, perché se qualcuno volesse farmi lo scherzetto a bordo, sbaglia di grosso, perché quanto è vero Dio, vi sbarco tutti quanti quanto siete, E non è giusto che per uno debbano pagare tutti. I contanti ci sono tutti, fino all'ultimo soldo. Come no? Meglio così. A bordo, ragazzi, andiamo. Vediamo lì. Ma dispiace perché derube, dispiace. Avanti. Ma, signor Meff, quanto possiamo uscire di qua sotto per respirare una boccata d'aria? De notte. Soltanto? Soltanto. E perché? Perché questo piroscafo figura di portare merci e animali. Tu animale sei, ma hai la faccia del cristiano. Lo volete capire che siete clandestini? Io in galera per voi, non ci voglio andare. Fila dentro, cammina. Presto, presto. Per il signor Melfa, l'impresario, la differenza tra un uomo e un fagotto era nel fatto che l'uomo si portava appresso, cucite nella giacca o tra camicia e pelle, 250.000 lire. Il fagotto, no. E quei poveracci avevano venduto tutto quello che avevano da vendere per racimolarle, quelle 250.000 lire. La casa terragna, il mulo, le provviste dell'annata, il canterano, le coltri. E voi la... Contavano le notti invece dei giorni. Le notti in cui ritornavano a vivere, perché il giorno, immersi nell'odore di pesce, di nafta e di sudore al buio, si sentivano sepolti. Che vedi tu? Niente, tutto scuro e che vuoi vedere? Niente. Signor Meff, che dice lei? Onde siamo ora?
Mezza forza! Già in oceano. Pieno, pienissimo oceano. Giù. Butta giù. Signor Melf. 150.000 lire. Signor Melf. Signor Melf. Oh, ma che fate? Che ce la fa guardare una volta? Che cosa? L'oceano. È immenso, ah. Bravo. È così le navi in navigazione, ah. Ci guardano, ci denunziano per radio e quando sbarchiamo ci arrestano a tutti. Ma già siete dincia, va. Dincia, dincia. Tutti dentro e chiudete, chiudete. Sopportavano tutto. Perché per essi il sogno dell'America traboccava di dollari. Tirati fuori a manciate dalle tasche dei pantaloni, come avevano visto fare i loro parenti. Erano partiti morti di fame e ne erano tornati con la faccia piena e rosea. Sbrigati, sbrigati! Leva su sacco che si bagna. Hai capito? All'undicesima notte il signor Melfa li chiamò in coperta. Quelle luci laggiù, che brillavano come gioielli, erano paesi. I paesi della ricca America. Ma non lo sente il cambiamento d'aria? Signore, siamo in America e quella è la spiaggia di Genton. Ma noi sbarcheremo più a sud, in una spiaggia segreta. Perché vi dovete ricordare che siete clandestini. Certo. Uè, voi, preparatevi a sbarcare. E liquidare i conti, eh? Camminiamo, va. Mister Caloni! Mister Ciccio! Un americano siamo! Americani siamo! Ti hai a basare questa spiaggia come a Cristoforo Colombo! Terra benedetta! Benedetta! Oh, zitto! Ma che è sto chiasso? Allora non avete capito niente! Ma che volete farvi scoprire? Mi volete mettere nei guai? Una misura. Appena vi ho lasciati, potete pure chiamarli gli sbirri se volete. Qua si chiamano policeman. Tu quanto mi dare? 50.000, eh? Che sta su 50? E così vi mandano a casa. Coprimo un barco. Va bene. Io me ne fotto. E grazie. E ognuno si può fare ammazzare come vuole. Ma che significa, signor Melfa? Io ai patti ci sono stato. Giusto. Giustissimo. Questa è l'America. Sì, signore. E chi lo dispone? E allora? E allora? Io tutto il mio dovere l'ho compiuto. E voi altri lasciatemi almeno il tempo di tornare alla barca. E poi fate tutto il bordello che volete. Salutiamo. Andiamo, forza. Forza. Salutiamo. San Benedetto. San Benedetto. Fate salento. Addio. Gli diedero più del tempo di tornare a bordo. Perché rimasero seduti sulla fresca sabbia, indecisi, senza saper che fare. Sparpagliatevi, aveva raccomandato il signor Melfa. Ma nessuno se la sentiva di dividersi dagli altri. E Trenton chissà quanto era lontana. Chissà quanto ci voleva per arrivarci. Ma quanto dobbiamo restare fermi qui? Che significa, Vito? Minuto più, minuto meno. In America siamo. Siamo in America. Paesane trovammo subito, paesane. Sì, paesane, ma sai che te dico io? Un siamo che, eh? Sciuri e sciuri, sciuri di tutto l'anno, l'America mi dà spiriti. Quelle hanno sbarcato sigarette, le prendiamo con le mani nel sacco, le prendiamo. Si lasciarono prendere come se fossero davvero colpevoli. Sapevano anche loro che la terra è rotonda, ma solo adesso si accorgevano che per 250.000 lire a testa, non il giro del mondo, ma soltanto il giro della Sicilia gli avevano fatto fare. Ma come siete sbarcati? Io non vedo né nave né niente. Ma che siete venuti a cavallo? Ma quale cavallo? Col cavallo marino, sì. Col battello a vapore, silenzio. Io naturalmente ho alterato i dettagli, così. È accaduto in questo dopoguerra e la storia mi è stata raccontata dall'avvocato difensore del truffatore, il quale l'ha difeso d'ufficio e c'è un appendice persino divertente, direi.
perché l'avvocato, pur ritenendola ignobile come truffa, insomma, era ammirato dalla fantasia di costui, no? E l'aveva difeso con una certa passione. Per cui poi dal carcere il suo difeso gli scrisse: peccato che l'ho conosciuto tardi, perché avrei fatto di lei il mio braccio destro.